Quando arriva Tom, cambiano le carte in tavola e tutto si illumina. Alla fine è arrivato. A metà conferenza stampa, Thomas Maypoter IV Cruise, alias Tom Cruise, è apparso con un coup de théâtre a Palazzo Colonna, dove ha presentato in anteprima mondiale Mission Impossible 3, che sarà nelle sale di tutto il mondo dal 5 maggio. In Italia sarà distribuito dalla WIP in 600 copie. Per l'attore, fresco papà di Suri, la bambina che gli ha regalato la sua compagna, Katie Holmes, la vera Mission Impossible della sua vita, confessa, è stata venire qui a Roma. Non volevo lasciare la mia bambina. E anche da parte dell'attore una rivelazione. Sono io che cambio i pannolini a Suri. Sono stato il primissimo a farlo. Katie la allatta e io le faccio fare il ruttino e cambio i pannolini. Tra noi un vero lavoro di squadra. Cruise, venuto in Italia accompagnato dai figli adottivi Isabelle e Connor, resterà a Roma soltanto per 8 ore, come lui stesso ha confermato. Il tempo di fare nel pomeriggio il tappeto rosso a Piazza del Popolo, dove rilascerà interviste ai giornalisti TV accorsi da ogni parte del mondo, si parla di circa 500 accreditati. Stasera la premiere mondiale del film all'Adriano di Roma. Presenti il regista J.J. Abrams e parte del cast, tra cui Michelle Monaghan, Jonathan Rhys-Meyer e il fresco premio Oscar Philip Seymour Hoffman. E a Roma scoppia la Cruise Mania.